Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi affrontiamo un argomento estremamente importante, estremamente simpatico, ma anche di grandissimo interesse, ragazzi, perché andiamo a guardare come valutare se per un investitore è meglio avere oro o è meglio avere Bitcoin. C'è una bella differenza fra questi due strumenti, eppure c'è una certa somiglianza, una certa similitudine. Mi trovavo ieri a parlare con mio cugino proprio di questa cosa. Io sono un fautore ovviamente delle criptovalute, mentre lui è un po' più tradizionalista, ama di più l'oro e il lingotto in generale. E mi faceva una serie di domande relativamente a questo argomento, come conservarli, dove prenderli, eccetera. Ebbene, ragazzi, tutto quello che è uscito fuori da questa conversazione è estremamente interessante perché rispecchia due punti di vista diversi, forse un po' quello che è un pensiero un po' più antico con quello che è un pensiero un po' più moderno, quindi un po' il tradizionalista con l'avanguardia, diciamo così, che però hanno due profili completamente differenti. La cosa è assolutamente interessante, la andiamo a valutare in questo video. La domanda in questione è: cosa è meglio possedere, Bitcoin o oro? La risposta a questa domanda è estremamente soggettiva, ma ho trovato un modo, ragazzi, di tirar fuori quelli che sono i dati oggettivi, andandoli a vedere in base a tre criteri, e poi alla fine del video risponderemo alla fatidica domanda: quale investitore è adatto per comprare oro e quale investitore è adatto per comprare Bitcoin? Vieni qui i tre punti che ho analizzato per tirar fuori queste conclusioni. Il primo punto che prenderemo in considerazione è la tecnologia, quindi una tradizionale con una innovativa. Il secondo punto che prenderemo in considerazione è il rendimento e poi prenderemo in considerazione il rischio. Allora, partiamo subito dal primo punto, la tecnologia. E qui c'è poco da discutere, ragazzi, perché ci sono dei pro e dei contro. Intanto, oro, tecnologia stravecchia, Bitcoin, tecnologia molto innovativa, ipernuova. Pro di queste cose, l'oro ha un pro con la tecnologia vecchia, ragazzi, perché è una cosa che dura da millenni. Quindi, siccome esiste da tantissimi anni, è anche abbastanza sicura. Quindi è una tecnologia affidabile, potremmo dire così, perché non c'è un'innovazione tecnologica che possa svalutare il nostro strumento finanziario, perché l'oro non ha innovazione tecnologica. Quindi noi abbiamo una cosa, possediamo una cosa che è così come la vediamo e sarà la stessa negli anni a venire, per decenni a venire. È uno stato, uno strumento di conservazione di valore che è sopravvissuto a tutte le crisi economiche e a tutti i cambi di struttura finanziaria di tutto il mondo da sempre, della storia degli uomini. Perciò, ragazzi, questo è un pro. Il pro della tecnologia di Bitcoin, tecnologia innovativa, è un pro, cioè potrebbe essere la tecnologia dirompente che va a sradicare tutto quello che abbiamo vissuto, visto finora, e va a creare un nuovo mondo che andremo a vivere magari fra i prossimi 20 anni. Quindi pensate un po' di quello di cui stiamo parlando. Quindi una tecnologia, in questo caso pro, è quello che ci dà una possibilità di avere un altissimo rendimento, una altissima impennata di questa tecnologia. Il contro dell'oro, ragazzi, è che, essendo una tecnologia tradizionalista, è anche di per sé un poco volatile, quindi in sostanza non cambia nulla. Così come ce l'avevano i nostri nonni, loro lo possiamo avere noi, non cambierà niente. Questo è poco affascinante, insomma. Mentre per quanto riguarda Bitcoin, il contro relativo al fatto che è uno strumento estremamente tecnologico, molto innovativo, è che può essere soppiantato da un momento all'altro e quindi non vale assolutamente nulla da un giorno all'altro. Quindi questa è una differenza notevole. Quindi abbiamo da una parte la tradizione e dall'altra l'innovazione. Secondo punto, per il secondo punto dobbiamo andare, ragazzi, sul grafico. Per il secondo punto, quello che analizziamo è i rendimenti dei due strumenti finanziari. Da quello che abbiamo detto già nell'analisi del primo punto, risulta evidente quello che ci dobbiamo aspettare, che potremmo aspettarci, cioè il fatto che il rendimento su Bitcoin sia stellare rispetto all'oro, perché l'oro abbiamo detto che è tradizionalista. Vediamo se è così e vediamo un po'. Allora, ragazzi, qui abbiamo di fronte due grafici: il blu che vedete è il Bitcoin e il giallino ovviamente l'oro che vedete qui. Allora, quali sono le differenze evidenti, ragazzi? Intanto lo vediamo da questo punto di intersezione, cioè nell'aprile del 2017.
Il prezzo di Bitcoin ha superato quello dell'oro e non è mai più tornato indietro. Quindi il Bitcoin vale più dell'oro e vediamo anche tantissimo di più, ragazzi, quindi decine di volte in più dell'oro. Intanto è da un punto di vista di rendimento possiamo dare una risposta assolutamente chiara, assolutamente definitiva, che vince Bitcoin, perché Bitcoin ha un rendimento rispetto all'oro notevolmente superiore, ragazzi, quindi proprio di gran lunga superiore. Da quando però? Non prima dell'aprile del 2017. Possiamo anche analizzare questo grafico, ragazzi, guardando il grafico a percentuale, da un punto di vista di incremento percentuale. E non riesco neanche a farvi vedere il grafico dell'oro, ragazzi. Lo vedete appiattito qui, totalmente appiattito. Questo cosa ci dice? Che la variazione percentuale, vedete, di Bitcoin è stratosfericamente superiore a quella dell'oro, tanto che non riusciamo neanche a guardarla la variazione dell'oro. Per farlo dovremmo importarla su un altro asse, cioè metterlo, diciamo, sull'asse sinistro. Ecco, a questo punto avremo una variazione del 30%, vedete, in questo arco temporale, quindi dal più o meno 2014 a ora, dell'oro, mentre abbiamo una variazione intorno al 2642% di Bitcoin rispetto allo stesso time, quindi allo stesso livello di tempo trascorso nel 2014. Quindi abbiamo, ragazzi, un più, una fluttuazione, diciamo, positiva dell'oro del 33% contro una fluttuazione positiva del 2650% di Bitcoin. Assolutamente questo conferma quanto abbiamo detto prima, quindi che da un punto di vista di struttura queste tecnologie messe a confronto hanno queste differenze enormi. Quindi l'oro, ragazzi, è in sostanza uno strumento conservativo che non incrementa molto di valore, quindi poco incremento di valore, e rispetto al Bitcoin. La tecnologia, se ne può parlare, è una scelta sul rendimento, stravince Bitcoin. A questo punto dobbiamo rispondere al terzo quesito, che è quello relativo al rischio. Ancora una volta dovremmo aspettarci che il fenomeno rischio, il parametro rischio, sia più stabile per quanto riguarda il gold e meno stabile per quanto riguarda Bitcoin. E quindi andiamo a vedere un parametro che ci dà la volatilità, la fluttuazione di questo mercato in un lasso di tempo, e mettiamo a confronto queste fluttuazioni. Ed eccoci davanti al grafico, ne ho fatti due in questo momento, ragazzi, per farvi vedere un po' questa differenza. Questo è Bitcoin e quello che vediamo qua sotto, l'indicatore di volatilità, che è l'ATR percentuale, quindi Average True Range percentuale, lo trovate su TradingView, comunque c'è e non è nelle librerie integrate ma in quelle pubbliche. Cosa fa questo indicatore su per giù, ragazzi? Giusto per capirlo, ci dà il tasso di oscillazione dei range di natura percentuale, quindi in questo caso ci sta dicendo, per esempio, in questa nella parte della bolla speculativa di Bitcoin, ragazzi, l'average true range era intorno, vedete, al valore di 26 27 31, quindi significava che addirittura a livello mensile, questo è un time frame mensile, Bitcoin oscillava del 30% su e giù, ragazzi, quindi un livello di volatilità decisamente elevato. Qual è il livello medio al di là della bolla speculativa? Quindi se noi togliamo il momento da aprile 2017 fino a maggio 2018 e poi a scendere, ovviamente, che è stato il periodo della bolla speculativa di Bitcoin, se noi lo togliamo e un po' standardizziamo il discorso, diciamo che più o meno, ragazzi, Bitcoin oscilla intorno al 20%, quindi possiamo dire che questo numero, che poi dobbiamo confrontare con quello dell'oro, sta intorno al 20%, che vi assicuro, per essere uno strumento finanziario, è un livello di volatilità stratosferico, ragazzi. Andiamo a vedere quello dell'oro, ve l'ho messo qui, l'oro, e lo possiamo già vedere da un punto di vista, intanto l'oro c'ha più storico, ragazzi, questo parte dal 98, ovviamente noi ci restringiamo agli ultimi anni che ci servono, cioè quelli dal 2014, per confrontarlo con il Bitcoin, più o meno, quindi qui siamo su questi livelli. Allora guardate i numeri dell'oro, ragazzi, che differenza c'è. Sui massimi di volatilità arriviamo intorno al 5%, quindi 5 come oscillazione. Sulla media di questi anni, degli ultimi 5 anni più o meno, ragazzi, siamo intorno al 3%.
10%. Quindi vi faccio rivedere il grafico di Bitcoin, oscillazione intorno al 18-20%, 20 punti mensili per quanto riguarda Bitcoin, 3%, 3,50 per quanto riguarda l'oro, ragazzi. Bene ragazzi, allora abbiamo tirato giù le nostre conclusioni. In sintesi, abbiamo due strumenti finanziari completamente diversi ma allo stesso tempo estremamente simili. Da un certo punto di vista abbiamo l'oro, che è uno strumento tradizionale, poco tecnologico, poco innovativo, è conservativo, oscilla, ma assolutamente abbiamo visto in maniera veramente discreta. I rendimenti dell'oro sono molto bassi, ragazzi, rispetto a Bitcoin. Forse hanno reso di più, se non sbaglio, i titoli di Stato negli ultimi 7-8 anni, quindi l'oro ha un rendimento estremamente basso e ha una volatilità estremamente bassa. Dall'altra parte abbiamo Bitcoin, tecnologia in esterna evoluzione, grandi rischi per il futuro di questo strumento finanziario, volatilità elevatissima, rendimenti elevatissimi. Rispondiamo alla domanda che ci siamo fatti all'inizio di questo video: a chi è adatto lo strumento finanziario oro, a chi è adatto lo strumento finanziario Bitcoin? Intanto, lo strumento finanziario oro, ragazzi, è adatto a un investitore un po' tradizionalista, ma anche di età adulta. Di età adulta mi riferisco sicuramente sopra i 50-55 anni, perché magari in quel lasso di tempo l'oscillazione che può avere Bitcoin nei prossimi 10 anni è estremamente elevata, e quindi magari un investitore di 60 anni non vuole assumersi il rischio di una criptovaluta, di una moneta che oscilla, magari non ha neanche la pazienza di stare lì a guardare. Mentre invece per quanto riguarda Bitcoin, sicuramente a livello di demografico, di età, è consigliabile a chi è molto giovane. Perché, ragazzi? Perché chi è molto giovane intanto può avere disponibilità di capitale da dedicare a questa criptovaluta e da mettere in tasca anche un'eventuale oscillazione veramente importante. Abbiamo visto che negli ultimi 3 anni, circa dal 2017, ha oscillato salendo del 2700%, ragazzi. Quindi un giovane che magari mette i soldi lì, se gli va male la cosa, poi aspetta 10 anni che lo può fare, se lo strumento finanziario in questione rimane in vita, perché è sempre un gran punto interrogativo, potrebbe beneficiare di un rendimento magari del 300%, 400%, quindi è molto significativo, ragazzi, e quindi è adatto a un giovane investitore. Poi c'ha magari un giovane investitore ne ha più saldi, soprattutto è coperto magari dall'attività lavorativa in essere, che magari porterà nuova cash flow alla sua posizione finanziaria, mentre un anziano over 60enne magari non ha un cash flow adatto perché ha smesso di lavorare, in pensione, la pensione non aumenta, questo lo sappiamo, e quindi potrebbe non compensare magari eventuali perdite. Io direi, ragazzi, che intanto se abbiamo un investitore over 55, over 60enne che si interessa ai mercati delle criptovalute, vuol dire che è super attivo, iper giovane e iper tecnologico, quindi intanto gli facciamo un grande applauso. E poi l'altra cosa, direi che comunque è giusto anche provare un po' questi tipi di investimenti, chiaramente con una piccola parte, non eccessiva, ricordandoci sempre quello che abbiamo visto in questo video. Mentre per quanto riguarda un giovane, ok Bitcoin, ok le criptovalute, però ricordate che esiste anche l'oro, quindi perché no? Magari chi vuole fare speculazione un po' con meno problemi di ipertensione può farlo utilizzando anche lo strumento dell'oro. Abbiamo risposto, abbiamo detto quello che dovevamo dire, con criteri oggettivi abbiamo analizzato le differenze fra questi due strumenti finanziari, ma voi quale preferite, ragazzi? Quali sono gli strumenti finanziari che preferite tra oro e Bitcoin? Lasciatemelo scritto nei commenti, come sempre registratevi a questo video se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo in settimana prossima con tante, tantissime novità. Ciao a tutti! Ma quale oro? Ma quale oro? Che facciamo? Poi ci mangiamo l'oro a colazione? Ragazzi, io l'oro... Ok? Zero. Oro. Niente. Basta. Bitcoin. Ok?